got a yard, it's full of wildflowers. Cause I'm a wild child, yeah, I got my own style. I got a rooftop view that don't stop. Benvenuti a questa nuova puntata di Mosaico. Oggi siamo nella città di Moncalieri. Siamo dentro il castello di Moncalieri, esattamente nel giardino, il giardino delle rose. Guardate che meraviglia! Siamo qua per la quarta edizione di Rose al Castello. Dunque, se vi piacciono i fiori, se vi piacciono le rose, rimanete con me perché oggi scopriremo tante cose su questo meraviglioso gioiello di fiori. The old one down was living in somebody else's plans for me, locked in and I couldn't. Eccomi, io sono pronta con tanto di mascherina, come vuole la tradizione di questo programma in questo mese, ricordo luglio 2020. Vi presento subito Stefania. Buongiorno. Che ama tantissimo le rose, ma soprattutto le sa far crescere, così potremmo dire. Assolutamente sì, le amo molto. Queste rose che abbiamo portato sono solo una parte della nostra collezione, sono rose per lo più antiche, ma ci sono anche delle belle moderne, come ad esempio Crimson Glory, questa bella rossa che vediamo qui di fronte a noi col fiore molto grande. Questa Stefania fucsia? Sì, esattamente quella. E intorno invece c'è tutta una serie di rose invece più antiche come Blanche Noisette, Cornelia, sono tutte rose che potete trovare nel nostro vivaio Fior di Rovo, qui a Moncalieri tra l'altro. Ma questa manifestazione ci piace tanto perché non ci sono soltanto rose e non ci sono soltanto donne. Infatti ora vi presento Angelo che vuole parlarci di lavanda. Avete presente quei campi immensi, estesi di lavanda, che si vedono forse soltanto nei film, invece no? Sì, sì, no, esistono in Provenza, ci sono delle coltivazioni estese di lavanda, soprattutto per l'estrazione dell'olio. Ad esempio in questo caso noi abbiamo portato diverse varietà di lavande provenzali, tra cui in particolare quella al centro e quella proprio che viene utilizzata per l'estrazione dell'olio, è coltivata. Ecco, ma in questo caso la lavanda posso averla sul mio terrazzo? Sì, si può avere mettendo un vaso abbastanza grande, non troppo piccolo, e stando attenti a non bagnarla eccessivamente perché la lavanda vuole poca acqua. Ecco, tra l'altro io chiedo alla mia telecamera di farci vedere anche questa specie e mi colpisce la foglia, sembra un po' un'ortica. In realtà queste sono delle salvie ornamentali, che vengono utilizzate per il giardino a fioritura estiva. In questo caso questo è un ibrido tra due specie, in particolare longispicata e farinacea, quella è una guaranitica, sono tutte salvie utilizzate per il giardino. Mi ha ingannata il colore. E invece queste come si chiamano? Questa è un'echinacea, anche questa è una varietà a fiore bianco, in realtà l'echinacea purpura a fiore rosa. E sempre una perenne da giardino a fioritura estiva. Ecco, ma tu giustamente insisti e vuoi farci vedere anche quello che c'è sul tavolo, ovvero quello che si i prodotti da cui si può quello che si può fare con la lavanda. Esatto, sì. E cosa sono questi? Questi sono dei fusi, sono dei mazzi di lavanda e le cui spighe vengono ripiegate su se stesse e poi vengono intrecciate con del nastro. Direi una piccola opera d'arte. E cos'è, decorativo o serve per profumare? Sia decorativa sia come si usa come profumazione per l'ambiente, per la casa. If I ain't been around, I know I was just down in mama's house. And she told me I should swing on by and see if I roll out of here. Gianluca, ma tu hai esagerato, questo basilico veramente ha delle foglie super.
Eh sì, in questo periodo dell'anno il basilico cresce in maniera rigogliosa ed è bellissimo. Con luglio e la massima esplosione. Beh, giugno, luglio, agosto sono i tre mesi in cui il basilico esprime proprio al massimo la sua rigogliosità. Dico, ma c'è un segreto per mantenerlo così in forma, il sole, l'acqua? Il basilico è una pianta che ama il sole a metà, nel senso che va bene il sole del mattino e il pomeriggio se è un po' in ombra è meglio. Bagnato sì, ma senza esagerare. Don't let it fool you, 'cause she'll dance when she drinks and she'll say what she thinks. She makes me a better man like you did. I miss you and wish you could just meet each other. Massimo, ma mi dicono che ti piace moltissimo questa pianta, allora a questo punto presentiamola. Sì, questa qua è un'aloe vera, è una pianta succulenta che viene utilizzata soprattutto per le sue proprietà che risiedono all'interno della foglia e noi appunto produciamo diverse piante, sia appunto piante grasse oppure anche erbacee perenni, echinacee, rose, rose antiche, eccetera. Allora, noi siamo qua soprattutto per le rose, meglio se antiche. A questo punto sì. Vediamo un po', la nostra telecamera sì. Ci segue, ad esempio quella gialla, come si chiama? Quella gialla è una varietà che si chiama Yellow Shower, è una varietà rampicante, rifiorente e profumata ed è una rosa antica. Ecco, poi ci sono queste, io scusa le distingo per colore, certo. Perché non conosco i nomi certo, come fate certo. Voi. Questa qua è una varietà che si chiama Cyclamen Pierre de Ronsard, è una rosa anche lei rampicante e anche lei rifiorente. Bet you would have loved it when she called you dad. If she's from a small town just like you, she's got a smile and can light up the moon. Lo so, devo indossarla, ma ogni tanto voglio farvi vedere il mio sorriso. Non voglio che vi dimenticate. Intanto sto aspettando che queste brave artigiane hobbiste, ora le conosceremo meglio, rigorosamente abbinata, guardate lei che meraviglia, ragazzi. Ecco qua, pronta? Sì. Guarda, è leggermente storta da questa parte, proprio perché sei così perfetta. A questo punto possiamo televisivamente conoscerci, ti puoi avvicinare? Possiamo stare anche, come ti chiami? Allora, Samantha, però il mio brand è Vir Greg Knit. Il tuo brand è molto raffinato, intanto complimenti a tutte le donne che hanno ancora voglia di lavorare a maglia, all'uncinetto, usando classico cotone oppure... Il pettuccio oppure lana pura, puro merino, 100% naturale, quindi sono cappelli che non pungono, ma allora, soprattutto... Diciamo che considerando la stagione mi colpisce di più la fettuccia. Vorrei parlare di queste bellissime borse. Queste sono borse allora, realizzate appunto in fettuccia elasticizzata, sono costituite da due corpi, quindi c'è la rete e il sacchetto da inserire dentro che può essere tono su tono oppure a contrasto. Facciamo vedere quella gialla che mi sembra un po' più televisiva. Questa è gialla. Bellissima, complimenti. È di stile orientale perché è la particolarità che è realizzata con soluzione di continuità, ossia io la intreccio, inizio dal filo e finisco senza nessuna cucitura. Quindi il filo inizia e finisce senza essere assemblato, cioè è un corpo unico. Poi c'è la raffia che è più estiva, ci sono anche queste. Deliziosa anche l'azzurra, complimenti davvero. Ora parliamo con Elisabetta che invece preferisce creare orecchini che sembra una cosa semplice, ma poi alla fine, secondo me, non lo è, vero? No, è molto divertente. Tra l'altro questi sono tutti pezzi unici. Non c'è un orecchino uguale all'altro, sembra pazzesco, ma succede così. Sono orecchini fatti con pietre dure,
componenti nickel free o d'argento, Swarovski, perle di Boemia. Elisabetta, vogliamo parlare un poco delle pietre dure, perché comunque hanno un loro valore e sono molto belle. Sì, allora le pietre dure che io scelgo sono in genere le agate, sono grigie, rosa, turchesi e hanno sempre qualche particolarità. Adesso io non ricordo esattamente, posso dire che l'agata grigia per esempio toglie l'ansia, infatti io ne ho fatte tantissime soprattutto nel periodo del lockdown. Antonella è davvero in tema con la manifestazione Rose al Castello e se non erro la cover del telefonino è quasi abbinata alla sua mascherina. Tutto vero? Arrivo! Sono qua, telecamera mia, Sono qua, ogni tanto prendo respiro, ma oramai ci siamo anche abituate, vero? Eccomi qua, arrivo. Antonella, cosa fai nella vita? Tutt'altro. Lavoro in una struttura sanitaria e come hobby... Dunque hai lavorato in questo periodo? Sì, abbastanza, abbastanza. E come hobby queste cose. Complimenti perché le borse sono davvero molto molto raffinate. E poi ci sono tante cose, dunque non hai un oggetto e basta come alcune hobbyiste. Lo spirito di recuperare i tessuti antichi, per cui utilizzo le vecchie canape e da lì creo il grembiulone piuttosto che il cuscino, piuttosto che le tovaglie. Ecco, potremmo oggi parlare del grembiulone, come lo chiama Antonella, perché è un indumento che non ho mai presentato alle mie telespettatrici. Quando metto questo grembiulone? A quando vado in giardino, ma anche quando sono in casa. Giusto, io non ho il giardino, è per quello che... Beh, nello spirito del giardinaggio questi grembiuloni sono comodissimi. Sono tutti pezzi unici? Sono tutti pezzi unici, sono tutti fatti in esclusiva, tutti pezzi artigianali, e frutto della fantasia, dell'ingegno, della voglia di creare. Ringraziamo anche i fotografi che seguono il nostro reportage ed ora parliamo con Rita che, come vedete, indossa il grembiulone, così lo chiamiamo. Dunque si può usare non soltanto per fare giardinaggio ma anche per lavorare nei campi e proporre prodotti genuini. Ci sono, dai, mascheriamoci, così possiamo stare più vicine. Oramai è diventato un gioco, però è un gioco serio che va fatto, ragazze. Dobbiamo stare in sicurezza per tornare presto come prima. Rita, che cosa ci proponi? Io faccio zafferano. Faccio una cultura biologica, quindi rotazione sul terreno, ecco perché vedete altri prodotti, perché togliamo lo zafferano, che sono i bulbi lì, si stanno togliendo proprio in questi giorni. Al posto dello zafferano mettiamo verdure e con le verdure trasformiamo, abbiamo un laboratorio, facciamo altri prodotti, tutti con verdure di nostra produzione, quindi dei pesti di diversi sapori. Un dado vegetale solubile molto buono. Rita, ma io, scusa se ti interrompo, parlerei dello zafferano. La tua passione, ma lo zafferano solitamente dove si coltiva? Lo zafferano è un bulbo della famiglia dei crocus, viene diciamo dappertutto, ha solo bisogno di un terreno drenante perché quello che danneggia lo zafferano è l'acqua. Tu dove ce l'hai questo terreno drenante? Io ce l'ho in provincia di Novara, era un'azienda agricola di mio padre, sono dei vecchi vigneti, non faccio vino, ho messo zafferano da 15 anni. Simona invece produce, crea
prodotti di bellezza, non alle rose come stiamo vedendo in questo momento, ma bensì al vino di Roero. Buongiorno, sono Simona Udrito, mio marito è un produttore di vino di Montadalba, è un enologo e ha un'azienda. E a me è venuta l'idea di usare il vino Roero, darlo all'esterno da un laboratorio e di trasformare dal vino le proprietà del vino, utilizzare le proprietà del vino che sono ricche di polifenoli e le trasformandole in bellezza. E qui abbiamo una linea che parte da un semplice sapone con i semi del vinacciolo, arrivare all'olio di vinacciolo che è pregiato, è un antirughe, e così la linea si completa con un po' di prodotti, di cosmesi, per poi finire con il profumo Acqua del Roero, un profumo maschile. Giusto, un profumo maschile che sa di vino di Roero. Beh, complimenti, perché è una bellissima idea. Bravo. Finalmente posso presentarvi Laura Pompeo, assessore alla cultura per la città di Moncalieri. Come vedete è molto amata anche dai fotografi, sono tutti qua per festeggiare la riuscita della quarta edizione di Rose al Castello. Allora Laura, complimenti, direi è tutto bello, ma soprattutto tutto in sicurezza. Ciao Elia, buonasera a tutti, grazie, mi fa veramente piacere potervi accogliere qui. Abbiamo riaperto il castello 2 settimane fa, ora riprendiamo anche l'attività al Giardino delle Rose, tutto all'insegna del verde e anche della sicurezza sanitaria, senz'altro. È stata una scommessa perché riprendere gli eventi, come sappiamo, non è facile per nessuno in questo periodo, ma l'apprezzamento e il grande numero di pubblico ci dà conferma della giusta scelta che abbiamo fatto. Ecco, tra l'altro i vivaisti mi hanno detto che insomma le rose hanno resistito, perché come ben sapete il loro mese preferito è maggio, ora siamo a luglio, però era giusto non perdere questa quarta edizione. Esattamente, è un segnale importante, io credo, fare rimanere l'evento, la kermesse, perché è una vera e propria kermesse culturale e florovivaistica, farla restare così in stand-by per un anno ci dispiaceva, quindi non faremo il premio vero e proprio, perché le rose adatte, le nuove creazioni appunto che avremmo dovuto selezionare, insomma non è più la stagione per averle, ma abbiamo rose, abbiamo tantissime altre piante, abbiamo prodotti che nascono dalla trasformazione della rosa e abbiamo eventi culturali in continuazione, quindi si possono passare 2 giornate qui intensamente dalla mattina alla sera senza annoiarsi. Questa kermesse fa parte dell'ampio programma avviato nel 2015, Moncalieri Città nel Verde, che è diventato un brand di tutte le attività che comprendono il premio della Rosa, il convegno internazionale su parchi e giardini storici che si sta tenendo in questi giorni, Fiorile in autunno, tantissimi eventi che si svolgono durante tutto l'anno, ma anche il progetto per la valorizzazione delle ciclovie, della sentieristica e soprattutto l'acquisizione del parco storico del Castello Reale di Moncalieri. Ed ora voglio farvi vedere una bellissima carrozza, guardate, sembra quella di Cenerentola, d'altronde siamo al castello. E Giorgio, riusciamo a fare un fuori programma e riprendere anche questi signori che ci seguono? Siete i cocchieri? No, scherzo, siete qua per Rose al Castello e vi ringraziamo. Voglio però in questo momento presentare ai nostri telespettatori Alberto Testa, pediatra e presidente della Fondazione Albero Gemello. Dunque si potrebbe piantare un albero ogni volta che nasce un bambino. Sì, piacere. Mi chiamo Alberto Testa e rappresento la Fondazione dell'Albero Gemello, che è stata fondata proprio per cercare di legare l'evento della nascita alla piantumazione di un albero, cioè legare per tutta la vita il nostro futuro alla possibilità di avere un qualcosa vicino a noi che cresce con noi
e a cui ci si deve anche dedicare, esattamente come con un bambino. Questo è l'obiettivo. Questa manifestazione è così importante che con noi ha anche una botanica influencer. Sì, ciao, sono Simonetta Chiarugi, siamo qua alle Rose al Castello perché con le persone che mi seguono a casa ho un dialogo un po' particolare. Io ho costruito una community nel tempo, principalmente su Instagram, e li insegno ad amare le piante. Ecco, ma tu come puoi influenzare il web? Influenzo proprio facendo conoscere delle piante magari insolite, particolari, e utilizzarle non solo in giardino ma anche magari per fare delle decorazioni oppure con le piante alimentari per fare una ricetta. Ed ora sono vicina ad Alba Zanini, presidente dell'associazione CORES, associazione che con determinazione organizza questa quarta edizione. Alba, hai visto quante rime ho fatto per te? Grazie, grazie, grazie. Te le meriti tutte però. E comunque sono molto contenta che ci ritroviamo in questo secondo anno. È stata un po', diciamo, proprio una forte determinazione quella di farlo comunque, proprio perché si voleva dare un segnale di ottimismo, anche, non so come dire, di incoraggiare tutti questi bravissimi vivaisti, floricoltori, insomma, come dire, a proporre le loro cose con fiducia, insomma, sperando che le cose, insomma, il periodo difficile che abbiamo passato si superi anche grazie a un fiore e un po' di cultura, un po' di musica, insomma, quindi siamo molto contenti che tutto sommato la risposta c'è stata, quindi diciamo la fatica ci sembra ben impiegata, e grazie anche alla collaborazione del comune, insomma, speriamo che questa manifestazione diventi sempre più un appuntamento e di qualità, con contenuti, insomma, importanti e che piacciono a tutti, insomma, quindi siamo molto contenti. Grazie a voi. Paola, voglio intervistare anche te perché vedo che hai portato anche delle rose che, insomma, a luglio sono un po' restie. Sì, abbiamo fatto un po' di fatica, ma loro si sono date, come dire, il belletto, sono arrivate alle rose nel giardino di Moncalieri. Sono queste gialle, come si chiamano? Allora, la gialla è una baby romantica ed è una rosa a forma antica, rifiorentissima, è una rosa che consiglio sia da balcone che da terrazzo. Invece la vicina è fucsia. La vicina è una melodia dolce, si chiama, quindi tutto un programma, la rosa è molto profumata, rifiorentissima, normalmente in condizioni, diciamo, di fioritura standard, è un fiore molto importante, grande e dà molta soddisfazione anche al giardiniere più inesperto. Ma quanto ti piacciono le rose? Molto le rose in particolare, e tanto anche le iris e le idrangee, che sono il nostro fiore all'occhiello, facendo il gioco di parole. Voglio concludere questa piacevolissima fiorita puntata insieme ad Anna Ghiberti, anche lei fa parte dell'associazione CORES, anche lei ha fortemente voluto questa edizione che si conclude in bellezza e sicurezza. È vero, abbiamo cercato di rispettare tutte le normative, ma al contempo anche di rilanciare un messaggio di speranza, proponendo di nuovo questa manifestazione che è un po' un invito a tornare alla vita, quindi i fiori sono la vita e, insomma, noi ci crediamo che bisogna ripartire. Anna, ma tu hai una rosa preferita? Sì, una rosa bianca, di cui non so il nome ma che mi piace moltissimo. Ami il bianco e si vede. Rings a bell up on the counter, hands a picture to the man of a kid beside a soldier smiling away. Said, sir, I've heard you can build anything. È stata davvero una bellissima giornata qui al Castello di Moncalieri in occasione di Rose al Castello. Che dire, grazie per la vostra attenzione, grazie per il vostro seguito. Ci vediamo per una nuova puntata di Mosaico. Could you build me a daddy?